I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you know. Ok ragazzi, si riparte qua ad Andorra per questo nuovo video. Oggi da Andorra rientreremo in Spagna e mi fermerò appunto in Spagna, dove ho prenotato vicino alla costa del mare, diciamo, non sarò proprio sulla costa ma vicino, in un paese famoso per i suoi, diciamo, night club, dove io non andrò, ragazzi, io non ci vado, però lì almeno costavano di meno gli alberghi, quindi ho deciso di andare lì. Comunque partenza ancora da Andorra, oggi siamo ancora nel Principato di Andorra appunto, quindi ci faremo un bel tratto ancora sui Pirenei per poi entrare in Spagna e arrivare, diciamo, nell'entroterra spagnolo, a confine, diciamo, con la Francia. E poi nel prossimo video vi porterò un bel video, tutto, vi faccio un'anticipazione sulla Costa Azzurra, che in pratica in progetto c'è, non c'è più da fare autostrade, ma tutte strade come avete visto ieri. Poi sulla Costa Azzurra penso che sia tanta roba. Speriamo di non trovare troppo caldo. Qua diciamo che si sta molto bene. Il navigatore mi dà 3 ore di viaggio, quindi qua il rosso non passa più. Passerò per la capitale di Andorra, appunto, Andorra la Vella, ovvero la Vecchia. E niente, all'albergo di oggi mi sono trovato davvero perfettamente, mi hanno concesso l'utilizzo anche del garage, spero che me lo concedano anche quelli dove arriverò oggi, ovvero località Figueres, boh, via. Appunto località famosa per i locali, per i night club, diciamo, più club che night, o più night che club, comunque vabbè. Io cerco di partire sempre più presto che posso, anche per trovare magari un po' più freschino, perché magari se si parte tardi si inizia a trovare la canicola, e poi dentro la giacca, dentro i pantaloni, dentro tutto, e paraschiena vabbè, dentro la giacca, però comunque si sente la presenza e si sente la caloria, pantaloni lunghi. Va bene amore, stiamo passando per Andorra, che qua che bella, città montana di Andorra la Vella, ragazzi, è bella grande come città. Tanto sono le rocce che scendono giù. Ok ragazzi, mi sa che stiamo raggiungendo la frontiera, per quello che c'è un po' di traffico. Magari ci fanno anche il controllo, dai che facciamo un bel titolo, che ci fanno il controllo, ok? Mi hanno fermato alla frontiera. La frontiera. Adesso a declarare, guarda che Riena declara. Frontiera. Letto. Qua. Se capisce in gazzo. No, passata la frontiera.
Siamo in Spagna! Spagna! Siamo in Spagna! Allora 50, 90, 100. Siamo in Spagna! Sui Pirenei e spagnoli! È pieno di radar! Sto vedendo se si riesce a prendere magari una strada un po' più bellina, perché mi sto annoiando. È una bella zona, però finalmente un po' di strade di quelle che piacciono a me, belle petalose, montagnose, guardate qua che bello, ma che bello. Ma che bel paesello, così quasi mi fermo qua a mangiare adesso. Mi sono fermato per mangiare, ho trovato questo bel posto. Besalú si chiama, questo qua è il centro storico, che bello.
ragazzi, non manca tanto, siamo quasi arrivati, cioè sono quasi arrivato alla meta del quarto giorno. Del quarto giorno. Devo dire che la stanchezza inizia a essere abbastanza pesante. Più che altro per me molto molto fa anche il caldo, perché davvero fa caldissimo. Siamo in Catalogna. Eccoci ragazzi, dal passato torniamo al presente. Questo perché allora qua a questo punto del video in pratica mi mancavano solo 20 km ad arrivare a Figueres, che come ho detto all'inizio del video è una località famosa per i locali night club, diciamo, capite bene. E oltre a questo comunque c'è anche in questa città appunto il museo di Dalí, il famoso pittore spagnolo. Qua comunque concluderò il video ringraziandovi, anche perché ragazzi devo ringraziarvi anche perché siamo arrivati a quota 100 iscritti e vi ringrazio tanto a tutti gli iscritti, grazie per questo primo obiettivo. Infatti magari da questo video incomincerò anche a far comparire il numero di iscritti sotto al video. E niente ragazzi, io vi ringrazio per la fiducia, perché continuate a guardare i miei video, a lasciare mi piace. Ricordatevi, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale. E ragazzi, mancano comunque un paio di video di questa vacanza e poi tornerò a darvi aggiornamenti vari, magari su moto, sulla moto, su magari vari accessori e altre cose. Quindi ragazzi, vi ringrazio davvero tanto e ciao ciao. I'm a flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I really